temi del summit Pan Bianco di oggi vertono essenzialmente su due punti: l'internazionalizzazione delle aziende e la sfida del digitale. Come vi state evolvendo in questo senso? So che la vostra azienda già dagli inizi ha sempre puntato molto sull'estero. Sì, l'internazionalizzazione è stata una delle strade che abbiamo percorso praticamente da quasi subito. Noi nasciamo negli anni 40 e già negli anni 70, grazie all'intuizione della nostra proprietà, cioè delle famiglie Teso e Milesi all'epoca, avevano capito che per servire al meglio i mercati bisogna starci, bisogna esserci. Quindi noi nasciamo in Italia, ma negli anni 70 fondammo delle consociate in Spagna, Francia e Grecia, che erano all'epoca dei mercati molto importanti nel settore delle vernici per legno di cui noi ci occupiamo. Poi negli anni 80 primo comprammo una società tedesca molto importante con un marchio storico che è Cromalac, e poi siamo arrivati agli anni più recenti, quindi nel 2006 ad aprire una sede in Polonia e recentissimamente anche negli Stati Uniti. Però noi il mercato internazionale abbiamo sempre seguito anche attraverso lo sviluppo di importatori esclusivisti dei nostri prodotti. Oggi siamo addirittura presenti in 100 paesi, per cui ripeto, è una strada che abbiamo percorso praticamente da subito perché ci abbiamo creduto da subito su questa necessità. Per quanto riguarda il digitale, il vostro è un prodotto particolare, ecco, come state studiando le strategie in questo senso? Sì, diciamo che anche per noi il tema della digitalizzazione si può, come posso dire, riassumere in tre macro filoni: quello produttivo e logistico, che noi abbiamo abbracciato praticamente da subito. Il nostro è un prodotto molto tecnico, quindi per controllare i processi produttivi al meglio, quello dell'automazione è stata una delle strade che abbiamo seguito praticamente da subito. E anche quello della logistica, stante la complessità del servire 100 paesi in cui noi siamo presenti, una logistica che fosse integrata con la produzione al meglio e con la parte commerciale era un fatto assolutamente essenziale. Questo solo con la digitalizzazione è stato possibile. Per quanto riguarda invece la parte comunicazione, va bene, questo è abbastanza semplice da capire sui social media e su internet, come stanno facendo un po' tutti. Quello che invece è il tema molto sfidante e molto difficile è mettere a disposizione tutto il nostro know-how e tutte le nostre esperienze nella rete oppure sui social network per i nostri clienti. Il prodotto è molto tecnico, le competenze per comprendere quello che trasmettono i nostri prodotti non sono facilmente recuperabili, quindi c'è tutto un lavoro di messa insieme di tutte queste informazioni per renderle fruibili al meglio per i clienti, che è abbastanza complicato. Le informazioni stanno nella testa delle nostre persone, delle nostre reti commerciali. Raccogliere tutti i dati, raccogliere tutte le informazioni, raccogliere tutti i suggerimenti è una cosa oggettivamente abbastanza difficile, però ci stiamo lavorando perché riteniamo che sia indispensabile. Voi avete uno degli stabilimenti più grandi al mondo per le vernici del legno. Vorrei capire come riuscite a renderlo sostenibile sia per quanto riguarda la produzione che poi la commercializzazione dei prodotti. Beh, intanto noi abbiamo da sempre una grandissima sensibilità per i temi della sicurezza dell'ambiente. Il nostro stabilimento, oltre ad essere più grande, è anche uno dei più moderni perché è quello più recentemente realizzato tra quelli dei nostri più grandi e importanti competitors. Le vernici sono un prodotto che sono pericolosi per due aspetti: quello delle emissioni in atmosfera delle sostanze organiche volatili, cioè dei solventi con cui le vernici si realizzano, e l'altro quello dello smaltimento dei prodotti e del rifiuto dopo l'impiego. Per quanto riguarda la parte di solventi, noi abbiamo una produzione completamente a circuito chiuso a Parona, dove abbiamo la nostra sede produttiva, quindi diciamo che le emissioni sono sostanzialmente pari a zero, e questo è quello che tutela al meglio l'ambiente per quanto riguarda questo aspetto. Per quanto invece riguarda la commercializzazione e quindi poi lo smaltimento dei rifiuti dei prodotti acquistati dai nostri clienti, è proprio un tema di cultura che stiamo cercando di trasmettere. I prodotti non sono pericolosi in sé, si tratta di capire come gestirli al meglio per evitare di fare danni. Restano dei prodotti chimici, quindi non si possono trattare con superficialità, ma smaltiti correttamente non rappresentano alcun problema. Stiamo semplicemente cercando di fare cultura su questo. Ed entrando nello specifico appunto dei prodotti, quali ricerche portate avanti per svilupparne di innovativi? Tutti i nostri sforzi sono mirati a rendere i prodotti più ecocompatibili possibili. Ritorno a dire, sono prodotti chimici, quindi non saranno mai a impatto totalmente zero. Però stiamo puntando sullo sviluppo di vernici all'acqua, che intuitivamente comportano la risoluzione del problema quantomeno delle emissioni in atmosfera, e sull'utilizzo di materie prime che siano di origine biologica. Quindi stiamo cercando di formulare prodotti che abbiano come componenti materie prime che siano in qualche maniera rinnovabili o riciclabili. E questo va nella
direzione, nella direzione auspicata. Il terzo filone di ricerca, oltre a questi due che diciamo è di base, è quello di riuscire a dare ai nostri prodotti delle performance tecniche di assoluto rilievo. Nel settore dell'arredo c'è una forte influenza di materiali alternativi alla vernice del legno come materiale di finitura. Questi materiali hanno delle resistenze chimico-fisiche, delle performance tecniche molto particolari, anche resistenze meccaniche. Noi dobbiamo assolutamente raggiungere lo stesso tipo di standard e mantenere invece la creatività, la versatilità che i nostri prodotti garantiscono a designer, produttori e a chi fa di questo settore il suo settore trainante.